Allora, buongiorno a tutti, siamo molto contenti di poter presentare questa iniziativa che nasce dall'idea del nostro presidente Domenico Capitani, che purtroppo oggi non è potuto venire, ma che ha voluto fortemente, voleva che venisse presentata prima della partita di domenica in casa. Stiamo vivendo un momento economico molto delicato, particolarmente qui in Sardegna sappiamo che la crisi non guarda in faccia a nessuno e va a colpire i fondamenti della nostra vita, prima fra tutti il lavoro. Per questa ragione abbiamo pensato di devolvere oltre 80 abbonamenti a quei lavoratori che purtroppo in questo momento hanno perso il lavoro e si trovano in cassa integrazione. Per trovare questi 80 nominativi abbiamo chiesto una collaborazione ai maggiori sindacati, motivo per cui al nostro tavolo siedono Emily Uda della CISL e Giuseppe Macciocco della UIL e purtroppo non è potuto venire il signor Celestino Pesci del GL, persone che hanno collaborato con noi e che hanno appunto fornito questi nominativi delle persone che beneficeranno di questi abbonamenti. La volontà è quella di poter fare un regalo, poter regalare qualche ora di svago la domenica, sperando che possa essere di buon auspicio, e avvicinando la torre anche a chi in questo momento non può, chiaramente non ha le possibilità di farlo. Questo progetto si inquadra nel progetto di ampio respiro che la società Safe Torres vuole fare fin dal primo giorno, cioè non occuparsi solo ed esclusivamente dell'ambito sportivo, ma avere un occhio di riguardo per il sociale, quindi lavorare in questo senso con tutte le forze a disposizione. Adesso il direttore generale Patalano dirà qualche parola. Sì, no, io ho fatto un pezzettino di carta, insomma, per... Non volevo sicuramente fare un discorso lunghissimo, giusto dare un'impronta a quello che stiamo facendo oggi, quello che abbiamo fatto ieri, ma soprattutto a quello che cercheremo di fare domani. Come giustamente diceva Valentina, parliamo al di fuori del campo. La società sin dall'inizio ha inteso svolgere attività sociali e cercherà di farlo, come dicevi tu, ad ampio respiro, sicuramente su tre punti principali, quelli che sono i giovani, gli anziani e il lavoro. Per quanto riguarda i giovani, l'impegno che la società sta prendendo, ma che prenderà sicuramente da qui in avanti, è l'impegno per il settore giovanile e la scuola calcio, perché questo possa diventare un fiore all'occhiello della società, che oggi al momento sicuramente non lo è, anzi siamo partiti sicuramente da una base molto bassa. L'impegno nostro è quello di farlo diventare invece un aspetto prolifico per la società, ma soprattutto un aspetto che possa dare ai ragazzi che faranno parte della Torres giovanile, insomma, un qualcosa di proficuo nel tempo, che gli possa essere comunque riconosciuta alla fine un'inquadratura tecnica, un'inquadratura calcistica, ma soprattutto anche un proseguimento dell'educazione che daranno loro e le loro famiglie. Questo per quanto riguarda i giovani. Per quanto riguarda gli anziani, sicuramente l'impegno per quello che può fare la società è di portare, di fare sentire la presenza della società tramite i suoi tesserati, i suoi giocatori, i suoi allenatori presso le strutture ospedaliere, presso le strutture magari dei centri anziani come dove siamo già stati a Casa Serena, portare un pochino, insomma, magari un sorriso in una giornata come tante con la nostra presenza e sicuramente anche con quelle agevolazioni che possono essere dal punto di vista economico per magari chi ha più di una certa età su quanto riguarda il costo del biglietto. Per quanto riguarda invece il lavoro, questa è sicuramente la nota un pochino dolente della nostra situazione momentanea, non solamente in Sardegna ma direi a livello nazionale sicuramente. Purtroppo dove c'è mancanza di lavoro c'è violenza, ci può essere problematiche familiari, insomma una serie di situazioni che non certo sono io oggi a svelare, ma che purtroppo la situazione momentanea del nostro paese. Per quello che noi possiamo fare, insomma, in questo momento, questa nostra iniziativa che presentiamo oggi, grazie anche all'intervento dei sindacati che ho qui vicino, ma mi pare che manchi anche un rappresentante. Sì, sì, anche il signor Cresci. Benissimo. E abbiamo cercato di individuare 80 persone che magari in questo momento possano essere un pochino in difficoltà e magari che con il nostro intervento, con il nostro invito a venire, insomma, a vedere anche la nostra squadra, possano trovare un momento di svago e magari speriamo anche un momento di aggregazione e che possano anche insieme a noi, insomma, tifare per la nostra Torres. Questo è.
Io darei la parola ad Emily Uda della CISL, che insomma, è stata una scoperta e una valida collaboratrice. Ha risposto da subito, come gli altri due sindacalisti, con grande entusiasmo a questa iniziativa. Intanto grazie da parte della mia organizzazione, che è la CISL, grazie da tutto il mondo del lavoro, alla società che appunto ha voluto impegnarsi anche in questa fetta comunque dolente di questo periodo. Semplicemente l'entusiasmo è venuto dalla considerazione che il lavoro, il mondo del lavoro, i lavoratori sono in difficoltà, e anche l'idea di poter offrire a lavoratori che sono in difficoltà comunque, oppure che hanno perso il lavoro, quello che magari in una priorità di una famiglia deve essere messo da parte, perché con tante cose importanti e con poche possibilità è chiaro che anche le passioni siano, diciamo, un di più. Ed ecco che allora possiamo appunto regalare 2 ore di svago sportivo, che fa bene a tutti, anche perché da tempo che noi come organizzazioni sindacali andiamo dicendo che in un periodo di questo tipo di emergenza sociale, ognuno deve svolgere una responsabilità, cioè il proprio ruolo con una responsabilità di tipo sociale, ognuno nel proprio. Ecco, la Safe Torres ha fatto benissimo, la ringraziamo e veramente lo accogliamo con entusiasmo, e speriamo anche che ci sia una prosecuzione di questa iniziativa e che possa esplodere magari in qualche cosa di altro. Grazie. Passerei la parola al signor Macciocco della UIL. Allora, anch'io ringrazio per questa opportunità, ma soprattutto ringrazio la società che ha messo in campo questa iniziativa e ha dimostrato, come ha sempre dimostrato nel tempo, di essere vicino ai problemi dei cittadini, del territorio, ma soprattutto in questa fase. Io sentivo la relazione poco fa, dove ha toccato diversi aspetti, anche il problema dei giovani, ma in questa fase ha dato un nucleo di riguardo soprattutto a chi soffre di più, cioè quelli che oggi non hanno il lavoro e purtroppo, ahimè, non vedono prospettive. Noi come sindacato stiamo facendo di tutto per trovare uno sviluppo all'interno di questo territorio, e pensiamo che anche queste iniziative servano veramente per i lavoratori e per il mondo che noi rappresentiamo. Grazie. Grazie mille. Se il vicepresidente Filippo Salaris vuole dire qualcosa. No, io vorrei aggiungere appunto il fatto che noi stiamo dando questi 80 abbonamenti, quindi a 80 persone che hanno perso il lavoro oppure che hanno difficoltà in questo periodo, e questi 80 hanno anche 80 famiglie. Quindi io inviterei anche questi signori che saranno nostri ospiti allo stadio ogni domenica di portare anche il figlio, oppure i figli, se ne hanno due, tutti e due, perché è chiaro che un genitore si può svagarsi per 2 ore, ma se non può portare il figlio, magari sono quelle 2 ore il figlio è anche appassionato, tifoso della Torres, quindi è chiaro che a noi farà tanto piacere ospitare anche la famiglia. In questo caso meno uno o due figli, quindi vorremmo non riempire lo stadio di tifosi che hanno pagato il biglietto e l'abbonamento, ma anche di questi signori accompagnati dalle famiglie. Quindi la Torres invita anche i familiari. Okay. Grazie mille. Se ci sono domande. Un dettaglio magari per il titolo. Dove si sederanno? Scusami. Dove si sederanno? In curva o in tribuna? Tribuna. Se il mister vuole aggiungere qualcosa sull'iniziativa? Ma certamente la sensibilità del presidente, di Filippo Salaris e di altri che compongono la società è nota, e questo conforta nel fatto che questa società fa qualcosa anche per la città, per i meno abbienti, per quelli che non hanno in questo momento un lavoro o che hanno difficoltà economiche, e questo avvalora la nostra responsabilità e la nostra partecipazione, collaborando a fare qualcosa di positivo, in prospettiva per passare 2 ore diverse. Molte volte anche 2 ore diverse servono a dimenticare quel problema che molte volte
diventa anche drammatico nelle famiglie e quindi ci toglie a tutti quanti, sia a chi perde il lavoro e a quelli che hanno meno soldi, la tranquillità e la serenità per gestire poi la propria vita. Grazie mister. Se ci sono altre domande, poi passiamo alla conferenza solo ed esclusivamente del mister in vista della partita di domenica. È perfetto, avete posto.